Massumo ci dirà, porterà il saluto e ci dirà due parole, e poi io vi racconterò come è nato questo libro e le caratteristiche di questo libro guida, perché ha due titoli ben precisi, perché in effetti è un libro sulla grande tradizione della trippa e del trippa a Firenze, ma anche la prima ed unica per ora guida ai chioschi e agli ambulanti che tutti i giorni caratterizzano questa grande tradizione vendendo trippa e soprattutto confezionando questo mitico panino ogni Lampedusa. Però siamo qui in casa di un protagonista che ha una storia anche da trippaio e che ha avuto questa bellissima idea di aprire un'osteria, proprio si chiama Osteria Tripperia e Magazzino, intanto in uno scenario bellissimo, forse una delle piazze che prima con un po' di pudore si chiamava Il Canto. Io sono cresciuto qua, vicinissimo, io il babbo mio è nato in via dello Sprona numero 3 e si diceva si va al Canto, gli artigiani del Canto, il bar degli artigiani, ma ormai questo pudore è passato per tutte le piazze da passare. Non sto a dirvi il perché, penso ormai è una tradizione che tutta è consolidata, e quindi per tutti, e i fiorentini e soprattutto i turisti, venire in Piazza della Passera e frequentare questi bellissimi ristoranti è una cosa originale e bella. Ecco, Luca Cai ci ha invitato a presentare il libro qui, quindi in una sorta di casa madre della trippa, perché lui, e ora ci dirà lui due parole, di questa trippa ne ha fatto diventare proprio un vero e proprio culto anche di raffinatezza. Luca. Intanto ringrazio tutti di essere venuti qui e faccio ringraziamenti a Luca Giannelli per aver fatto questa stupenda guida, che mi sembra molto fatta bene, anche perché parla di ogni singolo trippaio dice la sua, e questo mi sembra molto bello. Che dire, io ci ho dato di mio, come ben sapete, portato anche la cultura della trippa in Giappone dal 2007, dove ci sono due ristoranti a Tokyo in cui fanno la trippa come la si fa a Firenze e come la faccio io. E poi il boccalone alla bisboccia, sono due ristoranti di cucina italiana a Tokyo, gestiti da un giapponese, ma chi ci lavora dentro sono italiani. E niente, che dire, con grande soddisfazione, insomma, viva il Lampedotto, e comunque io lo porto anche a giro per l'Italia, faccio una manifestazione in Sicilia, siamo a Stragusto, ormai da 4 anni, e se non ci vuoi i siciliani mi vengono a prendere, insomma, vengono ad andare. Dove? A Trapani, proprio l'ultimo fine settimana di luglio, sono 8 giorni, siamo a Stragusto, ci sono tutti i cibi di strada del Mediterraneo. E niente, che dire, passo la parola al signor Merkel. Tutti molto sintetici, buonasera, allora anch'io mi tengo sui tempi di Luca e Luca, i due Luca. Ma intanto buonasera, mi fa molto piacere essere qui, anzitutto per l'amicizia con Luca Giannelli, che è l'autore di questo, spostati, sta facendo vino, vedo che si vede, ma è vero, c'è il giglio. Ecco, se no mi sento a disagio e ti nascondi. Luca Giannelli, che molti di voi avranno conosciuto probabilmente nel momento in cui lui ha scritto questo libro, molti, altri ma lo conoscevano prima, altri ancora lo conosceranno oggi. Luca è una persona straordinaria perché ogni volta riesce ad inventare qualcosa di particolare, e lo fa in realtà con una ricetta, visto che si parla di cibo, con una ricetta molto semplice. Cioè lui prende, attinge da questa straordinaria miniera di storia che abbiamo nella nostra città, che è a Firenze, e poi la reinventa, la cucina a modo suo e la ripresenta. Quindi riesce a fare quello che molti non riescono a fare, unire in qualche modo il passato e il futuro, perché quando siamo a Firenze tutti noi siamo legati al passato e alla memoria, a questo patrimonio incredibile della città, a volte siamo anche schiacciati da questo patrimonio e quindi non sappiamo come gestirlo, ne siamo un po' schiavi, lo riproponiamo in modo un po' retorico, quasi nostalgico. Invece la cosa bella di Luca è che lui riesce a proporre in modo intelligente, nuovo, interessante, moderno,
qualcosa che fa parte della nostra storia. Mi viene in mente il famoso Gira Firenze, ha inventato questo gioco da tavola, alcuni conoscono, che ha avuto un successo strepitoso, si trova nelle edicole, nelle librerie. Mio figlio, per esempio, si è appassionato a Gira Firenze grazie a questa specie di gioco dell'oca, ambientato in tanti modi, che poi sono uscite anche delle varianti a Firenze. Si è appassionato alla storia di questa città, cosa che magari un bambino non farebbe se non con un gioco. Quindi quanto di più semplice, però così geniale, che insegnare con un gioco la storia di Firenze ad un bambino. L'ha inventato Luca Giannelli, poi ce ne sono tante altre lì, ovviamente di giochi che si richiamano alla nostra città. E con lui abbiamo tanti altri progetti, uno di questi riguarda per esempio il Mondiale di Ciclismo dell'anno prossimo. Immaginate cosa vuol dire per Firenze parlare di ciclismo. Gino Bartali, Magni, Lencini, tutti i grandi campioni, Alfredo Martini e così via, e ripresentarlo per una grande competizione come i mondiali di ciclismo che avremo l'anno prossimo proprio qui a Firenze. Ebbene, la ricetta che Giannelli ha sempre usato questa volta è stata utilizzata per parlare della trippa e dei trippai. Io sono rimasto veramente colpito da questa iniziativa, da questo libro, perché è molto bello, è molto semplice, allo stesso tempo anche utile, perché si può leggere in alcune parti, si può sfogliare. Come ha ricordato l'altro Luca, ci sono tutte le schede nella parte finale legata ai nostri trippari. E c'è, e questo è un altro elemento di originalità, secondo me, un intreccio tra la storia di Firenze e la storia della trippa. Infatti, come ben sapete, chi non lo sa lo vedrà leggendo, sfogliando il libro e leggendolo, ogni storia collegata alla trippa si collega ad un luogo particolare della città e anche ad alcuni eventi. Tra questi aneddoti, sicuramente quelli che vedono spesso la storia dei trippai e anche quella di oggi legata ai mercati. Quasi sempre i trippai fiorentini nascono, crescono e continuano nei nostri mercati, nei due mercati coperti che sono i mercati storici di Firenze, i mercati della metà del 1800, quelli che sono stati progettati da un architetto straordinario, questo Mengoni, che tra l'altro è finito tristemente. Pensate, l'architetto dei due mercati coperti di Firenze, quello di Sant'Ambrogio e il mercato cosiddetto di San Lorenzo, il mercato centrale dove ci sono i due trippai, Nerbone, non so se c'è qui da queste parti, e a Sant'Ambrogio, il trippai di Sant'Ambrogio si chiama proprio così, e qui. Questi due mercati sono stati progettati da questo architetto Mengoni, che amava la follia Firenze e l'architettura. Dopo aver progettato i due mercati, a spese sue, pensate, nel 1860, si è avventurato in una vicenda milanese e ha progettato e realizzato la famosa Galleria Commerciale di Milano, che tutti conoscono. Purtroppo si è talmente impegnato che ha finito tutti i suoi soldi con l'opera, fino a toccare la disperazione e a decidere di ammazzarsi. Infatti lui si impiccò ad una delle travi della Galleria Commerciale di Milano. Una storia un po' drammatica, un po' tragica, però di un personaggio geniale che ci ha lasciato questi due mercati bellissimi. Questi due mercati ancora oggi sono luoghi della fiorentinità e lì per esempio ci sono i trippai, così come gli altri mercati storici. L'antico mercato vecchio, che noi ora conosciamo come Mercato Nuovo, grazie a Mercato Nuovo, che noi conosciamo come Mercato del Porcellino, così detto, ribattezzato. E anche lì il trippaio del Porcellino, non so se qui, è un altro trippaio storico che da tanto tempo è lì nell'angoletto, accerchiato da tanti ristoranti, da bancarelle che purtroppo non hanno più a che vedere con la storia di Firenze e vendono souvenir fatti in Cina, mentre la trippa ha il vantaggio che o la cucini sul posto o dalla Cina non la porti, e però riesce a resistere come tanti altri trippai, il trippaio sempre nella piazzetta di Sant'Ambrogio. Io non li conosco tutti, ovviamente, alcuni di voi vi riconosco, ci sono tanti trippai qui in sala, stasera mi piacerebbe sentirli.
con loro abbiamo fatto qualche battaglia, vi ricorderete 3 anni fa appena siamo arrivati con il sindaco Renzi ci è arrivato fra capo e collo questo provvedimento del governo, non so se ve lo ricordate, che impediva di vendere il famoso gottino di vino all'aperto fuori, e lì ci fu una sommossa popolare. Firenze non l'ho mai vista unita come per la difesa dei trippai e del gottino di vino, perché murare a secco, mangiare un panino all'ampredotto o la trippa senza bagnare le corde vocali con un po' di buon vino, di buon Chianti, è un delitto, come dire, sono moglie e marito, insomma, sono fatti per stare insieme, la trippa e l'ampredotto con un bel bicchiere di Chianti. E siamo riusciti a vincerla quella battaglia, mi ricordo, perché quel provvedimento poi fu ritirato dal governo e insomma Firenze in quel caso vinse. Io spero che ci saranno tante altre battaglie da vincere per la trippa e per questa tradizione che è straordinaria e che ci fa sempre sussultare, ci fa godere e si mangia a tutte le ore, anche se non è delle cose più leggere. Ora va di moda mangiare la caprese, l'insalatina a pranzo, no? L'insalatina, la capresina, finiscono tutti in vena, perché devono anche l'impressione. Invece ogni tanto un bel panino all'ampredotto va bene anche a pranzo, e quando posso a Palazzo Vecchio vado in quelli più vicini, ovviamente con tutto il condimento possibile e immaginabile, che va condito con tutto, quando dicono ci si mette tutto, ci si mette tutto. Full optional, va mangiata così. E oltre che in tutti i modi che voi cuochi, chef straordinari, siete riusciti poi nel tempo a cucinare. E che cosa dire? Un piatto povero, che nasce ovviamente dalla storia anche povera della nostra città, del popolo fiorentino, e che ora è diventato un piatto universale. Noi dobbiamo riuscire insieme a voi a trovare il modo per promuoverlo, per farlo conoscere, per farlo apprezzare sempre di più, mantenendolo però sempre legato al territorio. Questa è la cosa bella di questo piatto, perché se vuoi godere della trippa devi stare a Firenze, non sono due cose che puoi tenere distinte, anche se magari c'è chi è bravissimo e lo porta in Giappone. Vabbè, però il giapponese poi si innamora e va a Firenze. Io ho l'invasione dei giapponesi, che sono passati, quando passano di piazza mi viene l'ansia da giapponese. e noi avremo, tra l'altro, dico qui un'idea che forse può diventare realtà. Ogni anno, da qualche anno, la Confesercenti, vedo qui qualche amico, organizza il famoso Trippa Day, che è una serata tra neanche pochi intimi, perché sono parecchie centinaia di persone che si ritrovano spesso alla fortezza e si fanno questa cena a base di trippa in tutti i modi possibili immaginabili. All'antipasto forse il dolce manca con la trippa, ma per il resto c'è anche il dolce. Allora io ho detto agli amici Confesercenti, scusate, ma visto che qui ora va di moda fare i festival di ogni tipo, no? A Perugia il festival del cioccolato, a Firenze abbiamo lanciato il festival del gelato, che ha avuto un grande successo legato al Buontalenti, anche quello è nato a Firenze, non dimentichiamolo. Ogni tanto nascono festival, a volte anche improvvisati in giro per l'Italia, ma perché non facciamo a Firenze una grande manifestazione, non solo aperta ai turisti, ma anche pensata per i fiorentini, legata anche al Trippa Day, che poi si allarga su più giornate e che possa vivere tra i ristoranti, negli angoli di strada, dentro i mercati, dedicata a tutta la trippa, fatta di cultura, dove raccontiamo la storia della trippa, fatta di arte, di ricordi, fatta di tradizione, fatta anche di attualità e, perché no, anche di creatività. Potremmo fare una gara, un concorso al piatto più moderno a base di trippa. Ecco, questa idea io l'ho lanciata alla Confesercenti e la ripropongo qui, perché ovviamente si dovrebbe fare insieme a tutti i protagonisti, tutti i trippai fiorentini. Il mio sogno è che qualunque turista arriva a Firenze, arriva all'ufficio turistico del nostro comune, gli si dà la mappa di Firenze e posiamo una bella cartina dove invece dei musei gli mettiamo i puntini che corrispondono ai trippai fiorentini. Ecco. E così costruiscono il loro percorso culturale. Parallelo, dopo gli Uffizi, tu andrai a mangiarti l'ampredotto dietro l'angolo, nella piazzetta, dietro i calzaioli, oppure al mercato del porcellino. E se riusciamo a farcela entro dicembre la faremo, questo ve lo voglio dire. Se non ce la facciamo quest'anno, vi propongo di farla tutti insieme l'anno prossimo, perché penso che con queste idee, con i libri come quello di Luca Giannelli e con la passione e l'orgoglio che tutti voi avete, spesso anche senza che nessuno vi aiuti, con le vostre forze,
si possa davvero fare qualcosa di straordinario e anche semplice, far rivivere la straordinaria bellezza della storia di Firenze semplicemente godendo di una mezz'ora e mangiando qualcosa di straordinario che è la nostra trippa, il nostro lampredotto. Quindi grazie e complimenti a Luca per questo bel libro.